Il Dacia Duster si mantiene giovane. Al restyling di mezza vita, la Duster propone oltre al facelift, un nuovo infotainment, dotazioni più complete e cambio a doppia frizione. Le motorizzazioni diesel e benzina B-Fuel GPL, lancio a settembre. Nel 2018 la Dacia Duster si era rinnovata, tanto senza tradire se stessa, nel suo listino super competitivo. Ora la SUV ha impatto ridotto per il portafoglio, si sottopone al restyling e l'aggiornamento si rivela più sostanzioso di quanto non dicono le modifiche estetiche, perché sulle ruote alte della Romena, il cui lancio è previsto per settembre, si aggiungono contenuti di rilievo che la rendono più ricca e appetibile per una platea ampia e diversificata. Un esempio, i due nuovi sistemi multimediali, Media Display e Media Nav, con monitor touch da 8 pollici. Il primo prevede il radio DAB, il sistema Bluetooth, due porte USB e riconoscimento vocale. Il secondo con navigatore satellitare e connettività wireless. Sono disponibili pure due prese di ricarica USB.